La guerra in Estremo Oriente. Sul fronte settentrionale, l'ala destra dell'esercito giapponese alle porte di Suzhou, sede del comando superiore della 29esima armata cinese. L'ingresso delle truppe nipponiche è entusiasticamente festeggiato a Suzhou, dove la popolazione è soltanto desiderosa di pace, dopo il tormentato periodo che ha preceduto l'occupazione. Interi battaglioni cinesi che si sono arresi di fronte all'inesorabile vittoria nipponica vengono disarmati e avviati ai campi di concentramento. L'occupazione di Suzhou ha fruttato ai giapponesi, oltre che il possesso di un centro importante, un abbondante bottino di armi di ogni genere.